Avevi ragione. Mamma mia. Esattamente dove si è interrotto. Mia sorella non c'è più. Adesso c'è soltanto Jinx. Voglio cancellare strappandole via le corde vocali. Sono pronta. Forse sarà da guardare in inglese. Per ristabilire la pace in città, dovete dichiarare la legge marziale. Quelli in superficie sono il nemico. Tu hai l'occasione di completare l'opera. Sei un simbolo. Sì. Che stai pianificando? E sarà tutta farina del suo sacco tutto adesso. Bruciare. Top. Fifa. Lo hai percepito. Vi è all'ultimo sangue la battaglia. Forza. L'Arcane si sta svegliando. Che figo. A volte per fare un grande salto in avanti bisogna lasciare indietro qualcosa. Questo deve finire. La qualità produttiva è a livello. No, sì, ci follia. Allora, fermami. No, che pena. No, non è nemmeno Season 2, cioè è proprio la continuazione. Sì. Top. Bellissimo. Figata. Ciao, io sono Fabio. E io sono Cinzia. E bentornati su Funzione Animazione. Bentornati in questa tele reaction incredibile che veramente c'è da quando è uscito il primo poster che avrebbero fatto la seconda stagione e che sarebbe stata l'ultima. Abbiamo appena visto il trailer di Arcane. Benissimo. Sì, beh, già la prima stagione era stata qualcosa di sconvolgente. Bellissimo. Per noi e per l'internet proprio in generale, perché questa serie di una qualità produttiva esagerata quasi, sì, con anche una qualità di scrittura veramente esagerata. Sì, e che è tratta da un videogioco, cosa che è stata leggendaria. Arcane è stata la serie che ha dimostrato che un qualcosa tratto da un videogioco si può fare bene, a differenza può di funzionare. Tutto... Esatto, a differenza di tutto quello che è esistito prima. Sì, della prima stagione avevamo già parlato in un podcast che vi lasciamo in descrizione. E come avevamo già detto lì, noi non siamo pratici del videogioco, ma abbiamo comunque apprezzato tantissimo la serie. E visto che si interrompe in questo punto super epico, sì, è bellissimo che hanno voluto iniziare la seconda stagione esattamente da quel punto lì. Sì, e da lì sembra poi esplodere ulteriormente il tutto. Cioè vabbè, nel trailer ci sono più esplosioni che altro, credo che sì. Qui si voglia fare una certa guerra a Michael Bay. E però, cioè, sembra veramente fighissimo. Vediamo tutti i personaggi che abbiamo già visto nella prima stagione, tutti che sono ancora più cresciuti, si vedono già dei power up, delle robe, capelli, vestiti che cambiano e che già queste robe fanno rabbrividire. E ovviamente sarà interessantissimo come verrà gestita. A questo punto ipotizzo la guerra che ci sarà tra Piltover e il mondo del sottosuolo, e che, cioè, davvero sembra essere, cioè, boh, nel senso, cosa devi dire? Cioè, vogliamo che esca adesso, però. Eh sì, la prima stagione era praticamente la costruzione dei personaggi, soprattutto di Jinx, e di come è arrivata ad essere Jinx, anche perché partiva proprio con loro due piccolissime. E qui è proprio tipo tutto un altro livello, perché appunto c'è questa guerra, sembra essere un gioco di potere molto più in alto, ovviamente. Sì, sì, sì. Poi mi sembra molto interessante questa cosa proprio dei seguaci
di Jinx, la trovo interessante come cosa. Eh sì, perché comunque dopo la dipartita di Silco, cioè è diventata lei il punto nevralgico di qualcosa, ipotizzo. Sì, e la produzione è sempre di Fortiche, quindi questo studio in Francia che... specializzato su produzione corti di League of Legends, in pratica, a questo punto. Sì, e che non dico che ha inventato questo stile di Arcane, ma quasi, più o meno sì. Perché comunque è uno stile molto particolare. È bello che l'abbiano ovviamente tenuto anche per la seconda stagione, e a livello di production design sembrano esserci delle cose, se non più belle, altrettanto belle che la prima stagione, quindi super interessante, anche perché questo mondo è un po' steampunk che è molto bello. Sì, cioè si vedono proprio qualche fotogramma ogni tanto di alcune inquadrature, alcune scene, alcuni poteri che fanno rabbrividire, non vedo l'ora di vederli in tutta la sua magnificenza in queste, ipotizzo, 10 puntate che andranno ad uscire. E cioè è anche questo il punto, cioè il livello produttivo c'è, cioè, su una roba che dura una vita, che non è come nel live action che attacchi a registrare e vai finché ce n'è, cioè che ovviamente non è tutto così semplice, però nell'animazione ogni secondo conta, quindi cioè vabbè, LOL bellissimo. LOL inteso come dico ovviamente c'era la battuta. Eh sì. Benissimo, quindi a questo punto non vediamo l'ora che arrivi novembre per poter vedere appunto la serie. Non hanno detto proprio il giorno, vuol dire che sono ancora lì secondo me a concludere le ultime scene, a cercare di chiudere, fare gli export, quindi sapremo più avanti il giorno proprio preciso in cui uscirà, però novembre ormai è acclarato. Sì, e alle porte soprattutto. Quindi fateci sapere che cosa ne pensate voi nei commenti, potete scriverci su YouTube, Spotify, Twitter, Instagram, un po' dove preferite. Potete anche iscrivervi, lasciarci un mi piacino, attivare le notifiche con la campanellina, condividere con gli amici per diffondere il verbo, sta arrivando la nuova stagione di Arcane, aiuto, dobbiamo vederla tutti! Cosa che ovviamente però sapevate tutti prima, perché siete degli aficionados del nostro sito funzionanimazione.it, dove trovate ovviamente la lista di tutti i film e le serie d'animazione che usciranno da qui a un anno circa. Poi dipende, è variabile la cosa, perché comunque le notizie quando arrivano noi col tempo ci si mette e in più molto altro, articoli, approfondimenti, making of dei film d'animazione più famosi eccetera eccetera. Esatto, e noi ci rivedremo qui comunque sempre su Funzione Animazione per un prossimo episodio. Ciao a tutti. Ciao.